a tavola sulla questione della guerra globale. Da sempre è stata guerra globale, da Caino a Abele, da Romolo e Remo, dall'amico nemico della Repubblica di Platone, alla sua riedizione teologico-politica di Carl Schmitt. Da sempre è stata teoria delle classi, da Aristotele a Marx. Nella formalizzazione datane da Aristotele si tratta del principio del terzo escluso, la classe degli inclusi, gli uomini liberi, la classe degli esclusi, gli uomini schiavi. Il principio della guerra sostanziale e mentale, infinita potenziale, questo è anche il principio del terzo escluso. Se il principio del terzo escluso è ammesso nella logica e nella politica, la guerra è ammessa, con varie maschere, dalla guerra offensiva alla guerra difensiva, dalla guerra giusta alla guerra umanitaria. Le oligarchie planetarie sono un sistema di bande che cercano l'impossibile padronanza sull'oggetto e l'impossibile controllo sul tempo e si esercitano a negare il nome per instaurare il nome di Dio. Quelli più noti recentemente sono il nome del popolo, il nome di Dio. Nome del nome che Freud chiama primato del fallo. Gli scrittori fanno ipotesi folli e con rigore, come Houellebecq in Sottomissione. Se la banda islamica vincesse contro la banda cattolica e contro la banda ebraica, dopo aver vinto la banda laica, il pianeta sarebbe islamico e tranquillo? Ciascun lettore della questione islamica sa che che c'è il jihad, e non solo, c'è la fitna. Qualora l'Islam vincesse la guerra di religione, rimarrebbe aperta la guerra interna. Cesserebbe il jihad e si porrebbe come questione ultima la guerra interna tra sunniti e sciiti, e non solo. Tra almeno due genealogie, l'una che si rifà, come è noto, ai califfi e l'altra che si rifà al genero di Maometto, Ali. Occorre sospendere per un attimo l'analisi dell'Islam per accorgersi che la genealogia è la guerra, è già la guerra. Nel linguaggio marxista è la lotta di classe. La genealogia si dà già come doppia, anche come genealogia e non genealogia. Chi apparterebbe alla genealogia e chi no? Chi è la genealogia e chi no? È questo il principio di identità di Aristotele che vede già doppio nella formulazione A è uguale ad A, occorrono due A per dire che A è uguale ad A, occorre già il doppio di A per dirlo, che A è identico a sé. E la genealogia è ontologia, è sistema dell'essere, ontologia e teologia. L'ipotesi è sempre quella
del Dio squilibrato, che ama i doni agricoli di Abele e non i doni della caccia di Caino. Il principio dell'invidia nega lo sguardo a favore del punto di vista. E anche quello di Agostino, Sant'Agostino, che vede il fratellino poppare il latte dal seno della madre. Questa scena diventa anche la base della lettura del fanatismo religioso fatta dallo psicanalista e biblista Gerard Haddad nel libro Nella mano destra di Dio, psicanalisi del fanatismo, uscito nel 2015. Che poi Caino uccida Abele o stermini in massa i suoi fratelli umani è il principio del terzo escluso a governare Caino. Il principio del terzo escluso è già compreso nell'albero della conoscenza del bene e del male, albero algebrale e geometrale, albero della dettatura e albero dell'esecuzione, albero dei protocolli e albero dell'esecuzione dei protocolli. Nel Corano c'è il postulato del nemico, ovvero della doppia genealogia, fedeli e infedeli, sottomessi e insottomessi. E Dio è molto severo verso il nemico. L'impianto del Corano è un compromesso con il pensiero greco, con il pensiero ebraico e con il pensiero cristiano. È noto che la genealogia in entrambi i tre monoteismi è la stessa, il riferimento ad Abramo, Abraham, Ibrahim, è comune ai tre monoteismi. Il nemico, il doppio, il sosia, minaccia l'unico, anche nel sosia di Dostoevsky. Contro il nemico, la vendetta. Il bastone, la verga con la quale veniva toccato lo schiavo o l'accusato restituito libertà. Il prezzo del ricatto e il prezzo del riscatto. Far giustizia da sé, sovrapposizione tra l'oggetto e il tempo. Far giustizia da sé in nome dell'altro, in nome di Dio, tra l'altro, in questo caso. Presa sull'oggetto e presa sul tempo. Ed è questa la presunzione fondamentale. No? È sempre la presa in questione. Botta e risposta, colpo e contraccolpo. Volontà di bene ideale che realizza il male. E solo scrittori non felici non colgono che non è un paradosso. Volontà di bene che ammette il male in nome di Dio, in nome del nome. Se la lettura della teologia politica nell'Occidente affronta qua e là la questione intellettuale, nell'Islam vige la teologia politica come un blocco opaco, inanalizzabile e non visibile. Il potere primo e ultimo è attribuito a Dio. Il Corano è in nome di Allah, no? Inshallah, se Dio vuole. Il teomorfismo nega la forma, la formazione e la trasformazione.
il Rinascimento non è mai arrivato nell'Islam e c'è tutt'oggi l'inaccettabilità della modernità da parte dell'Islam, da parte del discorso islamico. È da leggere e da restituire non il discorso ma il testo islamico e dissipare quel che è presunto discorso come causa e che dovrebbe appunto servire la causa politica al punto del conflitto oggi in azione. E quindi questa incompatibilità indica la necessità ontologica del principio del terzo escluso, il nome di Dio. Il palese e il celato. È palese l'inaccettabilità del Rinascimento, mentre rimane celato che l'inaccettabilità riguarda anche i componenti della banda islamica al potere, no? È il modo per gestire il regime mantenendo lo status quo e quindi le oligarchie al potere e il popolo senza potere. La congiura degli idioti o dei dotti, la casta al potere è quella dei becilli o degli imbecilli, quelli che hanno il bastone o quelli che non ce l'hanno. La restituzione con la lettura del testo islamico, oppure la guerra ultima e definitiva contro il terrorismo, ed è la via imboccata anche dall'Occidente, dal conflitto psichico, questo termine c'è in Freud, alla guerra globale, che è qualcosa di differente, anche se è su quell'onda, dalla guerra mondiale come l'ha elaborata Carl Smith. Di che cosa si tratta con questo conflitto dal personale al sociale, politico, globale? Si tratta della gnosi, della teoria della conoscenza, in particolare conoscenza di sé come amico e di conoscenza dell'altro come nemico, come idea di dispositivo. Perché di dispositivo? Perché il termine stesso guerra è stato il dispositivo germano, no? Che aveva superato quello romano. E quindi la guerra è la questione del dispositivo intellettuale. Le altre appunto sono le guerre non intellettuali, inintellettuali e quindi sostanziali e mentali. Ebbene, questa idea del dispositivo, questa idea della guerra, nega la guerra intellettuale. Ogni idea della guerra, e qui possiamo prendere tutte le teorie della guerra che possiamo trovare, da quelle di Sun Tzu basta leggere un libro adesso di strategia militare, abbiamo incontrato anche alcuni strateghi che poi sono diventati dei consulenti d'imprese.
Ebbene, allora, è il caso di annotare che la guerra al terrorismo non è la soluzione, perché è interna a quella tra le bande. Occorre esplorare, e questo ci viene dalla lettura del libro di Gerard Haddad sulla psicanalisi del fanatismo, Nella mano destra di Dio, che al momento c'è solo in edizione francese, che è l'unico modo in cui c'è stata uno sbocco, una riuscita rispetto all'impasse del conflitto, della guerra eterna, è stato con la risposta di Giuseppe, con l'atto di Giuseppe. È stato venduto schiavo in Egitto e quando lui si ritrova davanti ai suoi fratelli, non aderisce più all'istituto della vendetta, no? Non cerca nessuna vendetta, nessun ricatto e nessun riscatto rispetto ai fratelli. E questo è come l'atto di Cristo, è impensabile, è inaccettabile. Tutti leggono la questione di porgere l'altra guancia e dovremmo dire nessuno lo fa. Riprenderemo la questione della risposta di Giuseppe e andremo a leggerci le gesta di Giuseppe, di Thomas Mann. È un'altra delle indicazioni che traiamo dalla lettura del libro di Gerard Haddad.